Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo tutorial. Ho deciso di fare questo tutorial, cioè di stare su questo argomento per quanto riguarda i fili per le tantissime domande che mi avete fatto, sia su Facebook, sia sul mio canale YouTube e ultimamente anche su BassChat, che è una bella iniziativa che siamo riusciti a coltivare nelle ultime settimane per condividere un po' di cose insieme quotidianamente, se non quotidianamente, comunque settimanalmente. Bene. Andiamo a vedere una delle domande più frequenti che mi viene fatta, che è quella di come andare a imbobinare il filo sopra Moulinello, o quello da casting o quello da spinning. C'è qualche piccola differenza e se non state attenti a queste piccole differenze, purtroppo tante volte si può andare a rovinare una bella giornata di pesca, perché si arriva in acqua e il filo non è pronto, tra virgolette, a darci il meglio di se stesso. Cosa faccio? Iniziamo con quello da casting intanto. Cosa faccio prima di imbobinare il mio filo che vado a mettere all'interno della bobina? Vado a fare un piccolo fondo. Perché faccio un fondo? Faccio un fondo perché non mi servono 200 metri di filo imbobinati all'interno del mulinello. Quando ne ho 75, massimo 100, per alcune tecniche anche meno, però per 75-100 metri riesco a coprire buona parte delle tecniche che vado a utilizzare, anche il crankbait ad esempio, che devo fare dei lanci molto lunghi, oppure lo split shot o drop shot in acqua molto chiara, dove appunto devo arrivare a gittate impegnative. Quindi la prima cosa che vado a fare un fondo, prendo un filo usato, che ho già usato su un altro mulinello, oppure un vecchio filo che lì ho da un po' di tempo, oppure compro una partita, tra virgolette, di filo fallato, scadente, e me lo tengo lì appositamente per fare il fondo al mio mulinello. Come faccio a fare il fondo? È semplicissimo. Io parto con la mia bobina, ho la mia bobina là, faccio passare il filo all'interno degli anelli, quindi faccio passare il filo all'interno degli anelli, poi vado a fare all'interno della mia bobina da casting un nodo semplicissimo per tenere legato il filo, tenere legato il filo alla bobina. Qui non c'è bisogno di fare dei nodi perfetti e estremamente robusti, perché tanto serve solamente per tenere fermo appunto il filo e iniziare nella parte finale, praticamente dove noi non arriveremo praticamente mai. Quindi, una volta fatto il mio nodo, vado a imbobinare la prima parte diciamo, il fondo. Faccio praticamente tutto il fondo. Arrivo più o meno a metà. Fa un po' con l'esperienza, diciamo, nel senso che l'esperienza ci dice spesso e volentieri quando siamo arrivati al momento giusto. Si fa qualche prova, dopo una decina di volte che abbiamo imbobinato un po' di mulinelli, abbiamo già scoperto qual è l'effettiva quantità di fondo che dobbiamo lasciare all'interno del nostro mulinello. Una cosa molto importante da guardare qual è? È quella di guardare, prima ancora di montare appunto il nostro fondo, l'effettiva rotazione della bobina e da che parte ruota la bobina. In questo modo riusciamo a caricare il filo e legarlo soprattutto dalla parte giusta, e questo è molto importante, però questo è un piccolo dettaglio. Bene, ora ho fatto il fondo. Come vedete, io ho inserito un po' di filo sotto, ho fatto uno spessore, l'ho fatto. Ormai ho un po' di esperienza, quindi bene o male so che poi in questo mulinello andrò a montare un 12 libre e quindi so che mi ci stanno qua all'incirca 75-100 metri di 12 libre. Qua ho lasciato un pochino più di spazio perché questa qua sarà la canna che io andrò, è il mulinello che io andrò a utilizzare a crankbait, e quindi voglio montarci circa 100 metri di filo. Bene, una volta che io ho fatto il mio fondo è molto semplice, vado a prendere il filo male, quello che è uscito dalla bobina, eccolo qua, ho il mio fondo, perfetto. Vado a prendere il rocchetto di filo che andrò a imbobinare, quello madre che mi servirà veramente per andare a pesca, lo legherò con un nodo di giunzione tra appunto il fondo e il filo che andrà in bobina. Anche qua non preoccupatevi, non avete paura di dover fare dei nodi molto particolari, perché deve semplicemente tenere unito due fili. Non andrà mai sotto stress perché sarà sotto la bobina e quindi servirà solamente di giunzione. Qui arriva il punto cruciale, soprattutto per quanto riguarda il mulinello da casting, ma anche per il mulinello da spinning. Il posizionamento della bobina durante l'imbobinamento. Tutte le case madri comunque
Sunline in questo caso in particolare hanno un imbobinamento molto particolare, cioè loro mettono un rocchetto poi iniziano a imbobinare il filo. Se voi vedete, quando il filo esce dalla bobina ha un po' di memoria, ha delle spire, ok? Se noi imbobiniamo queste spire nella parte corretta, cioè nello stesso verso in cui si è imbobinato, ecco che il nostro filo non avrà problemi, o comunque avrà molti meno problemi di parrucche, di arricciamenti, e comunque di sputare troppo il filo fuori durante il lancio, soprattutto quando il filo è nuovo e le prime volte. Se invece noi lo andremo a imbobinare dalla parte contraria, ecco che lui avrà la memoria di uscire dall'altra parte, quindi sarà un disastro. Ed è per questo che tante volte, soprattutto con il fluorocarbon, ricordatevi che è più rigido del nylon, tende a sputarvi molto fuori la bobina e fare delle parrucche terrificanti. Per quanto riguarda il mulino da casting, è molto importante. Noi dobbiamo posizionare la bobina in verticale, cioè in questo modo verticale, e l'uscita del filo deve essere superiore. Cioè il filo non deve uscire dalla parte inferiore della bobina quando lo stiamo imbobinando, ma dalla parte superiore, in questo modo. Quindi io adesso andrò a posizionare la mia bobina. Io di solito utilizzo una sacca di quelle da pesca normalissime, le borse portatili che utilizziamo, che hanno le tasche laterali, e quindi inserisco la bobina nella tasca laterale in maniera verticale con il filo che esce nella parte superiore. Deve uscire, mi raccomando, dalla parte superiore, ok? Una volta che l'ho posizionato in verticale in questo modo, io inizio a recuperare e imbobino il mulinello finché ho bisogno di filo o finché comunque lui è pieno. Cercate di non imbobinare troppo, perché se imbobinate troppo il filo tante volte tende a essere sputato in maniera molto, molto grossolana, per fare molte parrucche, e quindi cercate di, come dire, di trovare una mezza via. Non deve essere troppo basso, perché altrimenti l'espulsione sarà molto più corta, e non deve essere troppo grande, perché appunto, come dicevo prima, tenderà a sputarlo in maniera troppo grossolana. Per quanto riguarda il mulino da casting, i consigli sono finiti, cioè basta, l'importante è che vi ricordate, bobina verticale, uscita superiore, chiuso. Veniamo invece al mulino da spinning. Il mulino da spinning invece è un pochino più complicata la cosa, anche se relativamente. I procedimenti che ho fatto per il mulino da casting mi sono uguali, identici, anche per il mulino da spinning. Cioè io faccio un fondo, faccio il nodo di giunzione e poi inizio a recuperare e fino ad arrivare al livello che mi interessa. Per quanto riguarda il mulino da spinning, dobbiamo ricordarci che il posizionamento della bobina non andrà tenuto verticale come il mulino da casting, ma andrà tenuto appoggiato su una base in questo modo, con la scritta, con la marca, se vedete qua, con la parte dove c'è l'etichetta della marca e della scritta, dove c'è scritto 12 libbre e le specifiche del filo, rivolto verso l'alto, cioè verso di voi. Quindi voi appoggerete, come sto facendo io in questo momento, il mio filo, lo appoggio sopra il tavolo. Poi impugnerò la mia canna da spinning con il mulino da spinning e inizierò ad imbobinare il mio filo, sempre con la faccia rivolta, con la faccia appunto della bobina rivolta verso l'alto. In questo modo le spire usciranno nel modo in cui sono state imbobinate durante la produzione, diciamo, e verranno inserite all'interno del nostro mulinello nella parte corretta e nel modo corretto. Cercate di andare piano. Può capitare tante volte che andando molto velocemente il filo tende, appena uscito, a fare la spira contraria. Ve ne accorgete praticamente subito, perché vedete che il filo comincia a fare attrito all'interno degli anelli, quindi non riesce più a essere imbobinato nella maniera corretta. Se vedete questa piccola spira, per qualche giro di manovella girate la bobina dall'altra parte, la girate dall'altra parte per qualche secondo, iniziate a imbobinare. Quando vedete che il filo riprende la propria linea, allora potete ritornare a imbobinarlo con l'etichetta rivolta verso l'alto. Questi sono i due consigli che vi do sia per il nylon, sia per il fluorocarbon, sia per il mulino da casting che per quello da spinning.
Per quanto riguarda il trecciato, invece ci sono molti meno problemi, perché la treccia è molto più rigida, quindi indipendentemente da dove voi la, non avendo memoria, indipendentemente da dove voi la imbobinate, lei comunque sarà sempre sul vostro mulinello in maniera perfetta. Un ultimo piccolo consiglio, ricordate che con il fluorocarbon dà il meglio di se stesso dopo qualche ora di pesca, quindi non spaventatevi se i primi lanci che fate, vedete che il fluorocarbon tende ad essere sputato in maniera molto rapida o tende comunque a fare molte spire così, perché è normale, quindi le prime volte, la prima volta, la prima uscita di pesca che fate, datemi un po' di tempo per ammorbidirsi e per prendere un po' di acqua. Eventualmente se riuscite, sia a caso comunque, prima di imbobinare il filo, è meglio imbobinarlo direttamente in acqua, anche se non è facile, perché se lo imbobino in acqua non riuscirò poi a tenere il filo in maniera verticale, mentre con il mulinello da spinning è un pochino più semplice, quindi provate a, immergere praticamente la vostra bobina in questo modo all'interno dell'acqua e provate a recuperare per bagnarlo un po'. Comunque ci sono prodotti in commercio che vi aiutano ad ammorbidire sia il nylon sia il fluorocarbon immediatamente anche durante il imbobinamento di qualsiasi nylon o fluorocarbon che sia. Spero di essere stato utile e ci vediamo alla prossima.